Io darei subito i dati e quindi il bollettino di giornata e poi farò un intervento breve, dopodiché sono a disposizione per eventuali domande e dopo passo la parola all'assessore Lanzarin che vi darà i famosi dati delle case di riposo. Allora, inizierei con i dati. Allora, posso dire intanto che ufficialmente abbiamo esaurito tutti i magazzini di tamponi, quindi vuol dire che adesso siamo a regime, nel senso che la macchina ha dato i suoi risultati. Proprio anche stamattina il dottor Flor nella riunione del mattino per la partita, la videoconferenza che facciamo tutti i giorni con i direttori generali, ha annunciato appunto che siamo andati a zero con le giacenze e quindi adesso tutta quella parte, diciamo, di processazione a disposizione di quei macchinari verrà dedicata alle ULS che sono più in difficoltà, che magari hanno bisogno di fare, pensate il veronese, più tamponi della loro capacità e quindi verranno processati in quel Padova. Il che vuol dire cosa? Non vuol dire che abbiamo spazio per inventarci altre robe, dobbiamo fare in modo che adesso questo spazio che si è creato serva alle altre ULS del Veneto per essere ancora più performanti. 260.810 tamponi, considerate che a questi dovete sempre aggiungerci poi tutti i test rapidi che stiamo facendo, perché comunque la politica è di tamponi per la diagnosi, ma prima passa al test rapido per fare un primo screening. In isolamento abbiamo 11.658 persone, sono 255 in meno rispetto a ieri, meno 2,55. I positivi sono 16.127 e sono esattamente 192 più di ieri. Anche sul tema positivi, visto i dibattiti che stanno nascendo, no? Che sembra quasi che il Veneto, piuttosto che la Lombardia o l'Emilia Romagna o il Piemonte o altre regioni del nord siano gli untori, quindi bisogna chiudere le frontiere, no? Se voi andate a vedere la campagna, dato ufficiale che ho visto ieri sera, ha un quinto dei tamponi rispetto a noi, agli stessi abitanti più o meno, ha un quinto dei tamponi, ma non ha un quinto dei positivi, ha più di un quinto dei positivi rispetto a noi. Questo dimostra che è difficile paragonare realtà tra di loro se non hanno fatto su abitante la stessa percentuale di tamponi, perché il contagiato lo trovi se lo vai a cercare. Non sto dicendo che hanno più contagiati, dico semplicemente che una realtà come la nostra che ha fatto 250, quasi 260.000 tamponi non la puoi paragonare con una realtà che ne ha fatti 48.000, e questo è il dato ufficiale che si legge sulle tabelle per la campagna. E il numero di ricoverati oggi sono 1.453, sono 5 in più, le terapie intensive sono 180, 4 in meno, e quindi stanno scendendo ancora le terapie intensive, i dimessi sono 2.117, considerate che se voi sommate dimessi, ricoverati, eccetera, siamo oltre 3.500 persone che sono state curate in questo periodo di due mesi, domani sono due mesi tra l'altro, dal 21. I morti sono 939 negli ospedali e sono esattamente totali 1.112, quanti sono? 1.112, 939, 1.112 se li valutiamo tutti, 67 i nati. Bene, due considerazioni, a parte il fatto che vi confermo la raccolta dei fondi, stiamo ancora procedendo bene, quindi grazie, arrivano ancora donazioni, anzi è auspicabile che arrivino perché la preparazione alla fase 2 e soprattutto la preparazione della nuova artiglieria per l'autunno prevede grossi investimenti. Artiglieria per difenderci dal virus nel momento in cui dovesse tornare in maniera importante. C'è già, tornare in maniera importante.
No, devo stare attento alle parole che dico, perché poi c'è sempre qualcuno che capisce quanto è folle. Il virus c'è, non è andato via. Quando si dice, c'è qualcuno che ha detto, ma allora vuol dire che se torna in autunno vuol dire che non c'è più? No, c'è, solo che si mette un po' a riposo. Dopo in autunno, che la sua stagione magnifica che sceglie, torna a fare il suo lavoro, detta così simpaticamente. Abbiamo già praticamente 55 milioni di euro raccolti. E, grazie a tutti quelli che hanno donato, che sono ormai quasi 35.000 persone, grazie a tutti quelli che hanno intenzione di donare. Io capisco che 54 milioni, quasi 55, è una grande cifra, ma non è sufficiente per tutto quello che abbiamo speso, che non vuol dire che lo dobbiamo pagare con le donazioni. Però dico che se qualcuno dice, ma tanto hanno raccolto e non verso, no, pensavo di versare, ho deciso di cambiare, no, fatelo pure, e quindi non finirò mai di ringraziarvi. E lo vedo anche come una grande attestazione di stima, perché dare queste donazioni vuol dire che anche i veneti si fidano dell'attività che stiamo facendo, quindi grazie veramente di cuore a tutti. Ultimo aspetto e poi mi zittisco, la partita della riapertura. Allora, al momento non c'è nessuna decisione. Ricordo che il governo è l'unico che ha la competenza per decidere se aprire oppure no. Qual è la posizione della Regione del Veneto? Se il governo, per il tramite anche di una validazione del comitato scientifico, decide che con gradualità, con tutta una serie di attività, si possa aprire, noi affrontiamo l'apertura. L'affrontiamo con tutta una serie di misure, e non prescinde dal fatto, non prescinde dal fatto che ci sia l'accordo con le due parti, cioè sto pensando ai lavoratori, quindi ai loro rappresentanti, le parti sociali, e ai datori di lavoro, ovvero le rappresentanze dei datori di lavoro. Questo percorso deve essere fatto assieme. Prima viene la salute. Allora, noi non siamo degli irresponsabili, diciamo semplicemente che l'apertura, più che una fase 2, è la fase di convivenza con il virus, che è esattamente quello che hanno fatto tutte le comunità che ci sono passate prima di noi. Wuhan, Hubei, la provincia di Hubei, in Cina sempre, la Corea e altri. Come avete visto, c'è stato anche un intervento importante di natura scientifica che ha ricordato che stranamente questo virus ha una curva molto, che si pena velocemente e scende velocemente. Si parla di un range di 70 giorni, cioè si dice che nei 70 giorni inizia e va a zero in 70 giorni. Diciamo, questa è una fase, poi le curve possono fare, ovviamente, continuare a crescere e salire, e sono le reinfezioni. Però si è visto, sia a Wuhan che in Corea e quant'altro, che sono questi 70 giorni, addirittura c'è chi si è preso la briga, guardate che è intelligente questa considerazione, vedendo che nei 70 giorni, con gli intervalli canonici, tutte le comunità hanno avuto le stesse cose, cioè il picco delle terapie intensive alla sesta settimana, giusto? E poi, passatemi un po', la spiegazione spannometrica, e poi il calo, e quindi tutto quello che ne viene fuori. Allora, cosa dico? Dico che non è un atto di irresponsabilità. Qualcuno giustamente dice si potrebbe attendere ancora un po', tutto si può fare, però un po' vuol dire che comunque le misure che attuiamo oggi sono esattamente quelle che attueremo tra un po', perché ci sarà sempre il virus. Non è che se attendiamo una settimana in più, due settimane in più, tre settimane in più il virus se ne sia andato. Si sappia che questa è una fase di convivenza, con tutti i rischi, ve lo riscandisco bene, con tutti i rischi che ha una fase di convivenza. O meglio, se dovessimo pubblicizzare, fare una pubblicità progresso in questa fase, dovremmo dire attento perché la morte è dietro l'angolo. Cioè, ci vuole responsabilità. Perché vi dico questo? Perché la fase di convivenza prevede ancora di più il rispetto delle quattro regole basilari,
una tra tutte l'uso della mascherina, che non va portata per tener caldo la gola o lasciandoci fuori il naso, perché quello è un uso improprio. E vi ripeto che i 10.000 quasi medici che abbiamo negli ospedali, ve lo dico tutti i giorni, portando la mascherina al fronte, non in una vita normale come facciamo noi, al fronte, da eroi, hanno oggi un'infezione calcolata, testata, dell'1,3%, vuol dire che l'1,3% si è contagiato. Quindi uno immagina che se porto la mascherina in un contesto non ospedaliero, immagino che la possibilità di infezione sia di gran lunga sotto dell'1%. Ma ciò ormai ce lo dice tutta la bibliografia, la vedevamo anche stamattina con l'assessore Botacini, per l'aspetto tecnico delle mascherine, e ne viene fuori che il sistema di filtraggio è quello giusto. E finiamola con queste cretinate e star lì a dimostrare che spegne la fiamma, non spegne la fiamma. Guardate, se volete ci sono tutorial in giro di gente che spegne la fiamma con le chirurgiche, con tutto. Il tema non è spegnere la fiamma, il tema è il filtraggio. Mi spiego. L'aria insufflata nello spegnimento di una fiamma ha una velocità che supera anche i 100 km all'ora. La mascherina serve per la respirazione, non per concentrare il getto di aria. E questo lo dobbiamo dire mettendo il cuore in pace a tutti quei cittadini che magari sono stati tempestati dal video dell'erborista che ha fatto un lavoro disastroso sotto profilo civile e del rapporto con i cittadini, perché ha diffuso inquietudine assolutamente, cioè, inutile, visto e considerato che se ti sta a cuore la salute dei cittadini è giusto che tu ne parli, ma lo fai in maniera veduta, conoscendo le certificazioni e anche sapendo di cosa si parla. Non lo dico io, se fate qualsiasi ricerca che sia strutturata scientificamente vi spiegheranno come si valuta una mascherina. Addirittura ci sono asseverazioni del fatto che anche farsela in cotone, con il cotone della camicia, è sufficiente. Addirittura è certificato che qualsiasi dispositivo che protegge naso e bocca, ma è scritto dal punto di vista scientifico, ha comunque una validità scientifica per prevenire il contagio. Allora, capito? Se si apre responsabilmente e ci vuole la collaborazione di tutti. Altrimenti, se non c'è questa collaborazione, è inevitabile che ci ricontagiamo. Il che non vuol dire che ci ricontagiamo perché è stato irresponsabile aprire. Ci ricontagiamo perché non rispettiamo le regole. Guardate, noi non abbiamo altre alternative. L'alternativa a questa è restare chiusi. Però a questo punto, se si decide di restare chiusi, dobbiamo decidere, in senso così ipotetico, in linea di pensiero all'infinito, finché non sarà scomparso il virus. Perché se il problema è di dire che c'è il virus, allora bisogna dire che bisogna restare chiusi finché il virus non ci sarà più, o dire mesi se non anni, perché poi a un certo punto diventerà ubiquitario ma poco contagioso, perché ormai si sarà formata l'immunità di gregge. E questa è la verità. Io non vi so dire quanti veneti sono già immuni, perché molti hanno avuto, sono stati contagiati e asintomatici, e questa è la verità. Vi ricordo che a Bo, quella sera, quando io ho deciso di fare i 3.000 tamponi contro le linee guida, abbiamo scoperto che avevamo 66 asintomatici positivi in giro per Bo. Se mai avessimo fatto quei tamponi, i 66 sarebbero diventati magari 600. E avremmo avuto una sorpresa, avremmo avuto una bomba di contagio. Quindi il positivo asintomatico lo becchi se hai la fortuna di beccarlo perché è un contatto, perché magari fai una campagna, che so, come le campagne che stiamo facendo noi, no? con i medici, piuttosto che le case di riposo, adesso facciamo i farmacisti, ti potremmo beccare dei positivi asintomatici, per dire, no? Per il personale delle farmacie, le forze dell'ordine, il mondo del volontariato, così li becchi positivi asintomatici. Quindi non mi so dire quanti siano oggi in Veneto. A questo punto sarebbe auspicabile che si sia anche formato un minimo di immunità di gregge, non ve lo so dire se si è formata ancora. Però andremo verso quella direzione. Ovviamente la nostra immunità di gregge non è quella
al modello inglese, ma è quella della tutela della vita delle persone e del curarle quando stanno male. Io passo a lui la parola, non aggiungo altro, poi passo la parola ovviamente all'assessore Lanzarini, che ha fatto veramente un ottimo lavoro, perché oltre ad avere sondato tutte le case di riposo con la sanità, e capite che è in progress questo lavoro, non è che adesso fatto, no, si fa tutti i giorni, fino a che non abbiamo più problemi, tutti i giorni, con i test, e con l'ottica di ogni 15 giorni aver concluso però ogni giro dura 15 giorni, adesso sono 60.000 persone da testare, e considerate che mi è fuori un dato, vi dico solo una, no, è giusto che le dica tu i dati, vi dico solo una cosa. Su 300 quante? 330 case di riposo, come sostenevamo noi, sapete quante sono quelle che non c'è, dove non c'è neanche un contagio? 244, il 74%. Dopo l'assessore vi darà tutti i dati con le fasce, in maniera tale che io spero diate anche informazione a tutti di quello che è accaduto, sta accadendo e vorremmo fare. Domande? Non sulle case di riposo e poi fa l'assessore. No, dunque, buongiorno, Filippo Tosato del mattino. Filippo Tosato mattino. E dunque, per quanto riguarda la riapertura, no? Hai detto sostanzialmente se il governo decide, l'unico titolato a decidere, c'è una validazione scientifica, noi siamo pronti a ripartire. La ripartenza sarebbe una ripartenza sperimentale con queste famose 20 aziende. Ma no, guarda, capiamoci subito, le modalità le stabilisce sempre un DCPM, un DPCM, cioè un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non è che possiamo decidere di fare le sperimentazioni. Voglio anche specificare un'altra cosa importante, noi abbiamo un modello di sanità pubblica che prevede tutta una serie di regole, fra l'altro oggi a mezzogiorno sono scadute anche, è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni da parte delle parti sociali e del mondo degli imprenditori, no? Noi non è che stabiliamo, diciamo, la fase sperimentale, noi stabiliamo che ci sono delle regole fisse da rispettare se si apre. Poi abbiamo detto, forse si è generato un po' di confusione, che c'è una fase sperimentale, ma che non è propedeutica a far aprire nuove aziende, che oggi non sono autorizzate. Ma è una fase nella quale le aziende aperte o che apriranno si mettono a disposizione per testare dei modelli, diciamo, più articolati, per vedere se possiamo portare fuori ancora delle buone pratiche. Questo è quello per dire, quando testeremo l'applicazione, la nuova applicazione, la nuova app, perché se Dio vuole dovremo avere un'applicazione per accompagnare la riapertura, ci sarà una fase sperimentale in cui delle aziende modello in giro per il Veneto, che si sono già candidate e si stanno candidando, vanno a sperimentare questi modelli. Ma attenzione che la sperimentazione in questa fase è riferita alle aziende che sono autorizzate in questa fase, non è protetto, cioè se uno ha un'azienda che produce, insomma, un'azienda di mobili, che non fornisce la sanità, quindi è chiusa oggi, ecco, non è che facendo la fase sperimentale, candidandosi a una fase sperimentale può aprire. Cioè si candida in attesa che quando sarà aperta diventerà una sede di sperimentazione. Altro? Sì. Anna Maria Parisi, Nord-Est. Dunque, Gruppo Media Nord-Est. Anna Maria Parisi, Nord-Est. Gruppo Media Nord-Est. Volevo chiedere due cose gentilmente. Una, se ci può dire qualcosa di più di questa nuova app, questa nuova applicazione, e poi un altro dato, le previsioni che riguardano una mappatura tracciata dall'OMS per quanto attiene alle varie regioni d'Italia con lo stop a nuovi contagi da coronavirus. Secondo questa mappatura il Veneto vedrebbe questo stop, secondo previsione, intorno al 21 di maggio, quindi tra un mese esatto. Quindi dalle sue interlocuzioni con la comunità scientifica e il virologo Crisanti le risulta questo? No, guardate, a me non risulta, non lo conosco questo studio, però sia chiaro, noi siamo assolutamente sempre pronti
con il trolley in mano, no? Quindi siamo sempre pronti a questo nuovo viaggio. Che non passi l'idea, che non passi l'idea, ve lo ridico, che qualcuno si permetta di dire che mettiamo a repentaglio la salute dei cittadini per il dio denaro. Se la comunità scientifica dice che non si può aprire, non si apre. Poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Cioè, non trovo un imprenditore che vuol mettere a repentaglio la vita dei propri lavoratori e la sua vita per il business. Però è pur vero che una forma di equilibrio bisogna trovarla prima o poi. Vi ricordo che non siamo davanti a un lockdown. Ecco, se è vero che l'OMS dice che il 21 maggio è la deadline, è altrettanto vero allora che non si capisce perché sono state aperte così tante aziende nel frattempo. Non per so. Sì, mi invento, sono state aperte aziende, cioè noi abbiamo un calcolo che almeno il 40% delle aziende sono state aperte. Cioè non è un dato di fatto, no? Se il lockdown al 21 maggio non si spiega come mai fino adesso con il parere del Comitato Scientifico Nazionale siano state autorizzate. E questa nuova applicazione come funzionerà? Guardate, abbiamo un incontro anche oggi, noi siamo perché l'applicazione sia unica a livello nazionale, nel senso, attenzione, per fare in modo anche di condividere una strategia. Dopodiché abbiamo tentato e stiamo tentando di capire se riusciamo a costruirne una a livello regionale, però vediamo che ci sono molti limiti che magari a livello nazionale si riesce a risolvere, tipo quello della privacy o quant'altro. Funziona in maniera molto semplice, ve lo posso anche spiegare velocissimamente. Ogni persona si scarica, ovviamente ci vuole anche qui la collaborazione di tutti perché sennò non funziona. Ogni persona si scarica questa applicazione, la registrazione può avvenire tramite ovviamente una mail e il codice fiscale, quindi l'anonimato è garantito da delle sigle che però se dovesse accadere sappiamo rintracciare una persona da un codice fiscale. Accade cosa? Che il Bluetooth deve essere acceso e quindi vengono tracciate, diciamo, le connessioni tra i Bluetooth, li fai in automatico. Nel momento in cui una persona è sintomatica, magari gli facciamo il tampone e sappiamo che è anche positivo, abbiamo già tutti i suoi contatti sotto i 5 metri, in base ai Bluetooth, e quindi riusciamo a intercettarli tutti e andare a tamponarli tutti. È geniale se ci pensate. È laborioso ma è geniale, però se uno non tiene il telefono col Bluetooth acceso, che fra l'altro è una formula per cui non consuma batteria, adesso non fatemi spiegare tutta la roba, ovviamente che se andiamo in azienda il telefonino te lo devi tenere in tasca. Perché l'alternativa? Perché il Bluetooth, anzi sotto i 2 metri, e il Bluetooth addirittura potrebbe esserci anche un messaggio acustico se riduci la distanza dai 2 metri, cioè se ti avvicini una persona sotto i 2 metri, ma sotto nei 2 metri il Bluetooth lancia il segnale a 2 metri un quarto d'ora, a 2 metri un quarto d'ora, i due Bluetooth dialogano tra di loro e si autoregistrano questa vicinanza che hanno avuto. E quindi vuol dire che alla fine io, se fosse il mio caso e avessi appunto una positività, cosa accade? Accade che andando a vedere il mio Bluetooth si vede quante persone sono arrivate a 2 metri da me e ci sono state per un quarto d'ora. Capite che abbiamo una ricerca di contatti che è eccezionale, è esattamente il modello coreano, è questo che noi vogliamo fare. Ovvio che in Corea hanno avuto, diciamo, problemi di privacy che qui in Italia noi non hanno avuto dei problemi di privacy che qui in Italia noi abbiamo. Sarà volontaria, però posso dire sarà volontaria fino a un certo punto, nel senso che per un programma di sanità pubblica bisogna che condividiamo, cioè la quarantena non era volontaria, no? Cioè, abbiamo fatto un'ordinanza, e il fatto che una persona abbia il telefono possa scaricare un'applicazione dovremmo renderla obbligatoria, perché capite che se no non funziona, cioè è la condizione sine qua non per avere un controllo vero. Dopodiché è ovvio che i dati dei movimenti non ce li ha nessuno, cioè
accade solo nel momento in cui, e poi sono tutti codici alfanumerici, cioè non è una roba che uno vede e dice guarda, Zai è stato qua, è stato lì, non funziona così. Sempre a questo proposito, Lorena Trolese, Italia Nuovo, questa potrebbe funzionare anche per l'eventuale riapertura delle scuole, pur considerato che anello debole della catena scolastica sono gli asili nido e le materne, quindi... Ma guardate, potrebbe funzionare, però anche lì la competenza non è nostra, però dico, premesso che la riapertura, come si può dire, corre un po' lì delle scuole, cioè tutto aperto e via, io la ritengo pericolosa in questa fase, perché comunque significa una mole di ragazzi confinati, a meno che non avessimo possibilità di fare distanziamento sociale, di metterli con la mascherina in aula e fare in modo che ci sia, ventilare le aule, vabbè, perché è una buona stagione, quindi si possono tenere le finestre aperte, però sono tutti aspetti da valutare. Ovvio che c'è un problema sociale, perché se riapri le aziende e non hai modo di dar copertura e aiuto alle famiglie, i bimbi hanno difficoltà ad essere gestiti. Si può chiedere? Allora, c'è la Martina. No, perché sei avanti. Ciao, Martina Zamboni, Corriere del Veneto. Due cose. Per le riaperture, si attendono delle linee guida dal governo? Sì. Avete un'idea se potranno coincidere col protocollo, il piano regionale che è già dettagliato? Al momento abbiamo un'idea di quello che potrebbe essere, diciamo, il protocollo, però è pur vero che dobbiamo prendere dei provvedimenti e capire anche quando si dovranno applicare questi provvedimenti. Ok, un'altra cosa, se posso, mi dicono che appena finito il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera appunto per la questione del voto, dalle agenzie non si capisce ancora bene per le regionali. Bene, capiremo. Non hai anticipazioni? No, guarda, cioè no, ho altri pensieri che pensare a cosa ha fatto il Consiglio dei Ministri per il voto, cioè, onestamente no. Onestamente no, ce lo stai dicendo te. Non sono così in ansia come qualcun altro. Presidente, buongiorno, posso? Sembra che il problema del coronavirus sia passato in secondo piano rispetto a quando si faranno le votazioni. È una gran roba questa. Non lo dico per il governo, perché il governo ha fatto e giustamente si sta preoccupando di una convocazione che non sarà facile delle urne. Lo dico magari tanti qui a livello locale che hanno le teorie più immaginifiche, no? Votiamo a settembre, cioè vuol dire che la democrazia la garantiamo dicendo alla gente che ad agosto inizia la campagna elettorale a Ferragosto. L'avessimo mai fatto in passato. Facciamolo in autunno torna il virus, ce lo dice l'OMS. Pensiamo che la finestra più utile e più sicura, che non al 100% ma sicuramente la più sicura, sia quella di farle il prima possibile dopo l'apertura. Punto. Schincaglia Emiliano, TV7, buongiorno Presidente. C'è un'opera che a due giorni, insomma, il 22, finalmente avrà la sua firma. Sto parlando del nuovo polo ospedaliero di Padova. È possibile capire posa prima pietra quando, visto che c'è comunque attesa anche vista l'emergenza? No, guarda Emiliano, ve lo diremo, nel senso che il cronoprogramma comunque è rispettato fino ad oggi, quindi il lavoro fatto fino adesso è stato un bel lavoro, però ve lo diciamo, oggi non sono in grado di dire niente. Grazie. Io avrei alcune domande. C'era Filippo che chiedeva. Ah, scusa. Ecco, ho capito bene che è in programma un app a livello nazionale messa a punto. Sì, sembra anche sia. Guardate, oggi pomeriggio abbiamo la riunione. Ecco, non ho capito quale sarebbe in questo caso il contributo veneto, cioè state lavorando anche voi a un'app. Noi ovviamente dal primo giorno abbiamo ragionato subito sul tema dell'app, visto e considerato che l'esperienza coreana ci ha insegnato, e anche quella cinese, ma secondo me di più quella coreana. Ovviamente ha non poche difficoltà, perché è un'app che parla, che si introduce nella privacy delle persone, cioè non è un'app che fa i giochi a premi o altre menate del genere, cioè è un'app seria. E nel senso un'app seria, è un'app complicata per tutta una serie di limiti di legge che ci sono. Per cui adesso guardiamo con attenzione quello che si sta facendo anche a livello nazionale, proprio con la volontà di essere, come si può dire, assolutamente rispettosi e collaborativi. Non esiste che facciamo
gli autonomisti li facciamo, ma per altre robe. Prego. Allora, cominciamo velocemente. Cioè, poi lascio la parola all'assessore. Sì, dopo parliamo delle persone anziane con l'assessore. Allora, Tomasini, agenzia Dire, oggi c'è stato un appello a Zaia di 25 associazioni musulmane venete che chiedono spazio nelle TV regionali per leggere il Corano in italiano, dato che inizia il Ramadan, e assicurano comunque il rispetto delle misure anti-Covid. Posto che spetta agli emittenti programmare il palinsesto, il Presidente si fa carico di questa richiesta? Ma guardate, io non ho nessun problema, nel senso che, però voglio ricordare che la partita riguarda ovviamente le TV private, ma figuratevi, non è il problema, non è il musulmano, il cattolico, o l'induista, o il buddista, il problema è quelli che si comportano bene rispetto a quelli che si comportano male, cioè nel senso che le persone noi le dividiamo in queste due categorie, i bravi e i cattivi, per cui non sapevo che c'era questa esigenza e ci sono qui tutte le televisioni e penso che sappiano valutare e accogliere questa istanza. Galvana, agenzia ANSA, Presidente, lei è d'accordo per l'apertura differenziata per regioni e se sì, in quale posizione pone il Veneto? Guardate, io sono per esprimere una considerazione dopo aver visto la presa di posizione ufficiale del Comitato Scientifico Nazionale, perché io posso dirvi che noi siamo pronti a tutto, però se quelli che si intendono di clinica, di sanità a livello internazionale ci dicono sì, bene, se no vuol dire che noi non mettiamo a repentaglio la vita dei cittadini, questo è poco ma sicuro. Dopo, se mi chiedete la mia personale idea, penso che si debba affrontare il tema, però sempre sei in sicurezza. Antonella Benanzato, Aska News. Fase 2, a riapertura aziende, resta il problema delle famiglie per la chiusura delle scuole. Se si riprende il lavoro a pieno regime, chi penserà ai ragazzi? Chi potrà controllare se frequenta le lezioni? E ai bambini del nido e degli asili cosa accadrà? Il problema non è di competenza sua ma del governo. Si potrebbe come regione immaginare un percorso che aiuti i genitori? Il quesito è sorto da 700 donne del gruppo Facebook Il Cantiere delle Donne che si sono confrontate su questo tema sollecitando una risposta delle istituzioni. Ma guardate, è un problema grossissimo questo, no? Siamo in una guerra nella quale ovviamente vengono fuori i problemi che prima non conoscevamo, o meglio erano gestiti in altra maniera. Il tema della contemporaneità, della non contemporaneità dell'apertura delle aziende con la chiusura delle scuole, con l'apertura delle scuole che non sono aperte, è uno dei problemi. Il tema del congedo parentale è un altro problema. Ad esempio a livello nazionale molti giustamente dicono ma si dovrebbe prorogare il congedo parentale, ad esempio, e quindi al modo uno dei genitori di poter continuare a seguire i figli. Però immagino poi ci sia un problema di reddito familiare, perché se uno sta a casa e non è pagato, e poi magari salta la rata del mutuo e altre robe. Ma capite che sono tutti temi che devono essere affrontati dal legislatore nazionale, perché questi sono temi da decreto, non sono temi da decidere con ordinanze, cioè anche perché noi non abbiamo la copertura né giuridica, tantomeno che economica su questo fronte. Malavasi, gente veneta, un'elettrice domanda di riaprire al più presto i centri diurni per disabili e malati psichiatrici, è possibile con un'ordinanza della regione? Poi mi parlerà l'assessore dopo. Gliela ricorderò dopo, assessore. Al personale sanitario è stato fatto il tampone a tappeto. Abbiamo una percentuale di positivi asintomatici registrata? La maggior parte. Sì, perché i sintomatici noi ce l'abbiamo. Però adesso il dato qui su due piedi non ce l'abbiamo, ma certo che saranno la maggioranza i positivi asintomatici. Cioè, sono i famosi positivi che hanno lavorato in ospedale e che non hanno avuto i sintomi, che ovviamente vanno in isolamento. Aggiorneremo quella vecchia tabella che avevamo già fatto. Io vado sulla collega Federica del Gazzettino che chiede, torna sulla app e dice Presidente, chiedo scusa, non mi è chiaro il passaggio su lei. Il Veneto pensa di farne una regionale e di obbligare i veneti al download, ma mi pare che abbiamo già risposto. No, allora noi pensiamo, cioè noi abbiamo messo le basi per eventualmente fare in casa, però se c'è un'app nazionale che sia strutturata, e io ho detto i miei,
che in riunione si porti, siccome noi abbiamo anche l'ingegner Gubian all'interno del tavolo nazionale per l'information technology e tutte queste nuove tecnologie, che porti assolutamente la nostra disponibilità a testare questa nuova, quindi Veneto si candida a testare, però con una condizione che non sia una tragedia l'applicazione, perché cioè andare a testare una roba che è già difficile da applicare vuol dire fallimento garantito, cioè deve essere un'app semplice e che ci permetta casomai di ritararla, ci siamo disposti anche a testare il fatto che si possa anche ricalibrare l'app, però deve essere semplice nell'applicazione. Scusi Presidente, prima non ho capito, ma la volontarietà obbligatoria sull'applicazione? No, nel senso che, no, vi ho detto che secondo me per chi ha un telefonino, quindi ha un device in tasca, deve essere obbligatorio scaricarsela. Cioè non è a costo zero, non ha costi né di, è gratuita e non ha costi di traffico telefonico, nulla, però guardate, i tecnici dicono che se non si raggiunge almeno il 60% di copertura della popolazione non ha nessun effetto sta roba. Siccome il 60% della popolazione in Veneto ha un telefonino, bisogna che tutti noi ci mettiamo un impegno. Potrebbe essere che quando ti fermano per strada ti guardano la mascherina e dice sì, la stai indossando, e guardano che so i guanti, e poi ti dicono faccio vedere il telefonino, ha scaricato l'app, è accesa. Questo è quello che si può chiedere. C'è qualche problema di privacy? Ci sarà, insomma. Ragazzi, l'alternativa è fare i fenomeni, fare tutto i fatalisti, ma il fatalismo in medicina porta sempre a pochi risultati. Io tengo la mia vita, scarico l'app, cioè, sarà mia fatica anche a scaricare l'app. Ma pensiamo agli anziani anche che non hanno ma infatti vi ho detto che la copertura deve essere del 60%, quindi se la facessimo già noi che abbiamo più dimestichezza, già garantiremo anche questa mutualità e solidarietà a chi non lo può fare. E poi ci sono molti anziani, e non ditemi di no, che hanno i telefonini, magari non sono avvezzi a scaricarsi l'app, ma qualcuno gliela può scaricare. È un attimo, eh. Le ultime domande, Andrea Ceroni di TVA, una è una domanda che è arrivata spessissimo qui a questo tavolo, fumare all'aperto in prossimità di altre persone, si può o non si può? Non so, adesso io non conosco la norma, in prossimità di altre persone bisognerebbe evitare di fumare, appunto. Cioè, ma mi sembra che è una regola di buon senso sta qui, non so se esiste una legge, perché io non sono fumatore, non so, però... Cioè, fumare sino a qualcuno. Cioè. Il collega dice, con mia moglie abbiamo comprato una casa a Colonia Veneta e non abbiamo ancora preso la residenza, attualmente viviamo a Sarego. Potremmo recarci nella nostra futura prima casa anche solo per controllare che tutto sia in ordine? Beh, è no in linea di principio, però se c'è una valida motivazione, se uno dice mi ha suonato l'allarme, ho avuto un problema e gira magari con l'atto di proprietà, penso insomma. Poi capite, per strada si possono fare verbali su tutto, però ci vuole anche buon senso poi di capire. Capita di tutto, no? Se non ci sono altre domande. Però sì. Lasciatemi andare adesso, ragazzi. Delle nuove rete bene tanto esatto e ancora. Poi c'è la Lanzarini. Prego. Sì, Presidente, un'ottima domanda, gentilmente. La questione delle mascherine resta sempre aperta, perché con l'obbligatorietà che da noi in Veneto vediamo comunque tutti i giorni che non tutti continuano ad usarla. Resta però il fatto che quando ci sarà la riapertura in tutta Italia, non è obbligatoria in tutte le regioni d'Italia questa mascherina. E chi è che ha detto che non è obbligatoria? No, non è obbligatoria. Ma guardate, con la riapertura sarà obbligatoria dappertutto, ma garantito. Non esiste fare una riapertura senza l'obbligatorietà della mascherina, perché uno dei grandi temi sono i mezzi di trasporto, le movimentazioni. Quindi, e nuovo? Su questo sì. Grazie, sarò brevissima. Ciao. Tornando alle imprese, ha detto in Veneto sono aperte al momento il 40% delle aziende, che è ancora fermo purtroppo però il settore della moda, sappiamo che certo. Non solo nella nostra regione conta parecchio. Volevo capire se ci sono delle novità alla luce anche degli ultimi incontri con i sindacati, no. Quando i lavoratori però
spingono per tornare al lavoro questo ministro? Sì, sì, ma dipende tutto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non dipende da noi. Noi abbiamo sollecitato e rappresentato l'emergenza della moda, l'emergenza dell'automotive, il tema del mobile, insomma ci sono molti settori che soffrono. Adesso tutti quelli che non ho citato pensano i cantieri edili, no? Grandi o piccoli che siano, cioè, c'è una miriade di attività. Giustamente nel momento in cui il lockdown non c'è più c'è una sperequazione, no? C'è chi va al lavoro e chi no, e questo ha agitato ancora di più gli animi. Filippo, dai, dopo sì, 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 sono una è una delle tante segnalazioni che ci arrivano dalle categorie, io più o meno te ne ricordo una al giorno. Sì. Una lagnanza dagli ambulanti del settore piante e fiori, che dicono non possiamo vendere la nostra merce al mercato, e in più i center garden e i consorzi, i vivai, adesso hanno riaperto e vendono anche a domicilio, possono vendere a domicilio e non possiamo fare niente, abbiamo un doppio danno. Sì, fermo restando che penso che forse adesso così in linea di principio sono convinto che anche loro possono fare la vendita a domicilio, perché comunque è un commercio, forse non lo so, andrebbe verificata. E a me spiace, però ricordo che su questa privazione, cioè, su questa linea di pensiero possono intervenire moltissime persone. Pensate solo al fatto che le cartolerie le erano citate, no? Che tutti vendevano cartolerie all'interno dei supermercati e le cartolerie non potevano aprire, adesso aprono due volte alla settimana. Pensate a tutti quelli che sono chiusi. Baristi. No, pensate a tutti quelli che sono chiusi, che magari non vendono piantine ma hanno esercizi commerciali da gestire, hanno negozi con magazzini. Pensate che hanno caricato il primavera e estate, la stagionalità, pensate all'abbigliamento, e cosa fanno quando lo apriranno? Cioè, è una tragedia per tutti, non solo per loro. Il che non vuol dire che devono stare sereni perché tutti gli altri hanno una tragedia, li capisco, però non può neanche passare il principio secondo il quale sia l'unica categoria a soffrire. Pensate ai commercianti, cioè, è totale il disastro. Bon, grazie. E con questo darei la parola all'assessore Leantoni. Grazie, buongiorno a tutti. Avete visto che Damiano, bambino qua in tutorial adesso, sui social, ogni giorno spiega come si chiama. Siamo youtuber. Allora, come promesso, noi abbiamo finito il giro per quanto riguarda le strutture per anziani, quindi abbiamo il dato complessivo. Questo non vuol dire, l'ha già citato il Presidente, che si chiude la parentesi case di riposo, strutture per anziani, perché appunto noi nel piano di salute pubblica andremo tra 15 giorni, 10 giorni, a comunque in questi a rifare i giri rispetto ai tamponi del personale e degli ospiti. Questi proprio nella direzione di mantenere le strutture, insomma, in una situazione, quelle che sono pulite, far sì che rimangano pulite e poi comunque assistere tutto il resto. Allora, rispetto alle 330 strutture che sono state appunto oggetto di screening di massa, oggi il dato che noi abbiamo, vi do il dato complessivo io, abbiamo 2154 persone positive tra gli ospiti, che sono pari al 6,4%, quindi il dato è attestato come quello dell'ultima volta. Rispetto alla totalità degli operatori abbiamo 1003 operatori positivi, e anche in questo caso posso dire, perché insomma poi sentendo le strutture eccetera, la maggior parte sono asintomatici, quindi di questi 1003 operatori la maggior parte sono asintomatici, sono in isolamento ma non hanno sintomi, che corrispondono al 3,2%. Quindi le percentuali che avevamo detto 4 giorni fa sono uguali, più o meno si sono attestate, quindi un 6,4 per quanto riguarda gli ospiti e un 3,2 per quanto riguarda gli operatori. Abbiamo cercato anche di dare un dato più complessivo, in cui cosa emerge da questo dato? Emerge che il 73,9, quindi il 74%, sono strutture pulite, dove non c'è nessun caso
positivo e corrispondono a 244 strutture. Il rimanente 26,1% invece hanno contagi che possono variare e corrispondono a 86 strutture. Abbiamo cercato anche di suddividere la percentuale, quindi quante sono le strutture che hanno una percentuale che va dal 0 al 5% di positivi, sono 37 strutture e hanno una percentuale dell'11,3%. Dal 0 al 10% sono 9 strutture, una percentuale del 2,7%. Sì, dal 5 al 10 sono 9 strutture con una percentuale del 2,7%, dal 10 al 20 8 strutture con una percentuale del 2,4%, dal 20 al 50 15 strutture con una percentuale del 4,5% e dal 50 al 100 17 strutture con una percentuale del 5,2%. Però il dato principale credo che è quello complessivo, ossia 244, 74% pulite, 86 strutture, 26% invece con contagi, che variano quindi da strutture che hanno un contagio, due contagi, tre contagi, 10 contagi, 50 contagi, 80 contagi. Insomma, questa è la fotografia. È una fotografia che chiaramente mette in evidenza come la maggior parte delle strutture sono strutture fortunatamente oggi che non hanno casi. Questo non vuol dire assolutamente abbassare la guardia, ma vuol dire continuare con il piano di sanità pubblica. Piano di sanità pubblica che è entrato con le varie indicazioni circolari che noi abbiamo dato come regione e che ha anche messo in atto una serie di operazioni. Le operazioni erano quelle sicuramente l'indicazione degli isolamenti positivi e negativi, dei percorsi separati, dei team assistenziali, delle USL che vanno dentro anche per fare le cure farmacologiche a domicilio all'interno delle strutture, delle USL che adesso iniziano ad andare, quindi chiaramente su questo c'è un presidio costante che verrà mantenuto anche in futuro anche con la campagna dei monitoraggi, quindi ogni 15 giorni, proprio nell'ottica di mantenere più integre possibile queste strutture. È chiaro che saranno molto importanti i comportamenti quindi delle persone, degli operatori, delle gestioni, perché questo abbiamo visto che fa sicuramente la differenza anche quando si arriverà al 3 di maggio, in cui ci sarà un'apertura quindi maggiore di un po', insomma, una ripresa complessiva. Ancora di più dovremo essere ancora più rigidi e più attenti per cercare di mantenere integre queste strutture. Domande? Telenuovo, Filippo e Reggio. Fino al 3 maggio, o meglio, dopo il 3 maggio queste strutture potranno aprirsi ad accogliere altri anziani e se sì come, insomma, perché immagino che la necessità comunque resti. Allora, la necessità resta, noi abbiamo visto che questa è una situazione nazionale, mondiale. Io credo che faremo tutta una serie di ragionamenti proprio rispetto a io prevedo che sarà difficile riaprire per lo più subito le visite dei familiari, faccio un esempio. Quindi prevedo che anche per l'entrata di nuovi ospiti che potrebbero entrare dovremmo pensare a dei percorsi particolari, non solo il tampone, quindi previo, verifica eccetera, ma anche in questo caso daremo delle linee guida, indicazioni ben precise. Perché è chiaro che queste rimangono, anche dopo l'apertura, lo abbiamo capito questo, insomma, delle strutture molto più sensibili e vulnerabili di qualsiasi altro. E Filippo? Assessore, sì. Lì ci ha colpito proprio la tua disamina, devo dire, molto obiettiva, cioè improntata a una logica che il tuo collega Rotacini è ingegnere, deve avere una logica elementare. Cioè, no, elementare nel senso matematico, non nel senso di sempre ciò. Cioè, date delle circolari, delle linee guida, uguali per tutte, e tu hai ricordato che in marzo ci sono state, sono state più circolari. No, se volete facciamo anche noi. Allora, c'è stata l'ordinanza del Presidente, la prima ordinanza con la firma del Ministro Speranza, che ha detto limitiamo gli accessi, cioè nell'ordinanza complessiva, quindi il 22 di febbraio abbiamo detto limitiamo gli accessi,
Poi il 6 di febbraio noi abbiamo dato, emanato la dottoressa Russo, quindi la prevenzione, una circolare con delle indicazioni in cui abbiamo chiuso i centri diurni, perché molte strutture hanno anche il centro diurno all'interno della struttura semiresidenziale. Abbiamo chiuso i centri diurni e abbiamo dato tutta una serie di indicazioni rispetto ai percorsi positivi, negativi, eccetera. Abbiamo emesso una nuova circolare il 16 di marzo, in cui proprio specificando nuovamente insomma, il discorso delle modalità, linee guida, indicazioni e quant'altro, e poi il 30 di marzo è stato emanato il piano di sanità pubblica, che riguardava sia il RS, quindi i tamponi, che il programma di tamponi, e poi specificatamente per la RSA, oltre a prevedere i tamponi che eravamo comunque in cui eravamo già intervenuti e quindi avevamo già detto questa cosa, abbiamo anche inserito i piani, quindi le valutazioni del rischio, i famosi piani che ogni azienda ci ha fornito e che sono oggi, hanno quasi chiuso la valutazione di questi piani, quindi ogni azienda ha mandato il piano di sanità pubblica relativo alle RSA. E poi anche il fatto di costituire dei team specialisti all'interno di ogni azienda sanitaria che va all'interno delle strutture. Questa è la, da un punto di vista cronologico, insomma, la sequenza diciamo, di provvedimenti, indicazioni circolari insomma, che noi abbiamo emesso su questo settore. Sì, appunto, la domanda era evidentemente c'è chi ha applicato scrupolosamente queste regole e quindi le ha applicate parzialmente o... Allora, io allora guardate, oggi non è sicuramente il tempo, ci saranno momenti, valutazioni, organi che insomma leggiamo anche noi giornali, vediamo cosa sta succedendo, quindi ecco che certificheranno, che valuteranno, anche noi faremo le nostre considerazioni, le nostre valutazioni, insomma anche in un'ottica proprio di capire anche cosa si può fare ancora di più. È chiaro che ci sono delle situazioni in cui a volte mettere anche in atto delle indicazioni, penso a una struttura piccolina che non può isolare o comunque non ha gli spazi, diventa più difficile, insomma questo può essere un caso, eccetera. Però è chiaro che faremo, si faranno delle valutazioni alla fine, insomma adesso oggi non è credo il momento proprio di fare nessun tipo di valutazione. Oggi credo che il dato importante è che comunque il 74% delle strutture ad oggi non ha casi. Noi cosa dobbiamo fare? E qui il piano di sanità pubblica appunto che è stato varato dal 30 di marzo, quella di mantenere queste 244 strutture in questo stato e quindi di potenziare il più possibile quella che è, insomma, tutte le azioni che si possono fare. Avete Veneta? Sì, è Antenna 3. Scusa. Antenna 3, io non ci capisco. Giusto per fare i punti invece alle case di cura meno attente nei comportamenti, no? Lei ha detto che avete registrato nella parte non diciamo così, così attente ai comportamenti contagi che vanno da 1 a 80. Quindi dove sono stati registrati i contagi maggiori? Ma, allora intanto però bisogna che distinguiamo, perché voi sapete che ci sono strutture che hanno 60 ospiti, 50 ospiti, strutture che hanno 300-400 ospiti, quindi è chiaro che è differente, insomma, quindi bisognerebbe andare molto più a fondo rispetto insomma, a una struttura che ha chiaramente 60 ospiti e ne ha 50 positivi a quasi il 100%, insomma, quindi è chiaro che bisogna stare attento a fare queste considerazioni. Ci sono stati, ci sono tuttora, sappiamo, dei focolai importanti che hanno portato anche a una forte mortalità, ne abbiamo citati più di qualche volta, cioè sicuramente il primo è stato Merlara e quindi probabilmente collegata alla vicinanza di Volgano e quindi a tutta quella zona. Poi c'è stata una delle situazioni un po' più forti nel Trevigiano, quindi che sono state contemporanee con quanto insomma quando è iniziato il focolaio di Treviso, quindi penso a Zero Branco piuttosto che Casale sul Sile, e poi invece l'ultima parentesi è quella più sul Veronese,
che segue anche quindi l'andamento però del virus, perché abbiamo visto che il virus poi è partito in maniera molto forte nel Veronese, e quindi nel Veronese, Villa Bartolomea, Legnago, Pescantina, insomma abbiamo avuto insomma più focolai importanti con anche numeri importanti. Grazie. Posso chiedere Massimo Zennaro Tregante? Il Viere. Sì, avete probabilmente anche scorporato i dati tra il tipo di struttura, se è una struttura pubblica, una struttura privata, il tipo... No, non abbiamo questo dato, possiamo farlo, insomma oggi abbiamo una banca dati abbastanza, quindi basta lavorarla, ci sono. Però ricordo che la convenzione con cui appunto c'è la convenzione con le aziende sanitarie rispetto appunto alle prestazioni è una convenzione uguale, cioè non c'è distinzione tra pubblico e privato sulla convenzione che viene sottoscritta e firmata o no. Assessore Schincaglia Emiliano, TV7, buongiorno. E c'è anche il dato su purtroppo i decessi e le fasce d'età toccate maggiormente? Ma allora i dati che noi abbiamo e quelli che comunque sono comunque persone sempre molto avanti con l'età, perché abbiamo visto, cioè almeno alcuni dati che mi erano stati dati, adesso non ce li ho sotto mano, ma parlavo comunque di persone sempre sui 90 anni, 85, 90, 95, insomma, perché sappiamo poi nelle strutture per anziani ci sono anche persone effettivamente molto in là con l'età, e anche persone che comunque avevano altre patologie croniche, quindi insomma l'identikit è sempre la stessa. Assessore, le chiedo, abbiamo vissuto un periodo dove tra le ipotesi appunto per assicurare insomma chi non fosse positivo si parlava di spostamenti in altre strutture, è stato attuato poi questo piano? Io so che alcune aziende hanno fatto degli spostamenti tra strutture, cioè hanno utilizzato sempre le strutture per anziani, nel senso hanno spostato i cinque negativi nella struttura vicina che aveva posto eccetera, quindi ci sono state degli spostamenti di questo tipo, ma minimali insomma. Grazie. Cristina Giacomuzzo, giornale di Vicenza, la prima domanda, Cristina, la supero perché mi pare che l'assessore si sia già spiegata bene. La seconda domanda è: il PD sostiene che la responsabilità è tutta della regione che non ha distribuito le mascherine? No, allora, se volete riavvolgiamo il nastro, cioè credo che voi che siete qua fin dal primo giorno sapete qual è la situazione delle mascherine, punto. Cioè non è una situazione solidale, cioè noi non riuscivamo a trovare mascherine neanche per i reparti di terapia intensiva e di malattie infettive. Questa è la realtà. Nel momento in cui noi siamo stati in grado come Regione Veneto di avere un approvvigionamento tranquillo e dettagliato di presidi di PI, noi abbiamo iniziato a fornire le strutture di mascherine, chiedendo prima le use e poi le strutture quante DPI servivano, e poi dando, noi oggi stiamo dando tutti i DPI necessari alle strutture, con un occhio di attenzione ancora maggiore dove ci sono casi positivi, però sappiamo che questo non era fattibile all'inizio, non è, cioè, i problemi insomma, che ci sono stati li conosciamo tutti, quindi insomma credo che questa sia cronaca, insomma nota e rinota. Dice la Antonella Gasperini di Venezia Today, poi se non abbiamo altre domande io chiuderei, dice: le strutture che hanno contagi sono concentrati in alcune province soltanto o sono sparse un po', come dire, un po' ovunque? No, sicuramente, ripeto, sono le province che oggi sono state più attaccate, sono quella padovana, quella veronese e quella trevigiana in maniera diciamo un po' più forte. Vediamo che poi ci sono anche nel Belluno, nel Vicentino eccetera, però oggi sicuramente i numeri più importanti si trovano in quelle aziende. Ci sono invece numeri netti molto molto diciamo così positivi rispetto a quella di Rovigo, che non ha casi, quindi la Polesana, pochissimi casi, o anche l'Orientale, va bene che è comunque un'usa molto piccola l'uso orientale, però diciamo ecco, che hanno casi molto minori rispetto agli altri. Invece per la domanda che era stata fatta prima sui centri diurni, allora l'ordinanza, la direttiva è una direttiva della direzione, quindi una direttiva interna nostra, che ha previsto la chiusura appunto dei servizi semiresidenziali disabili e anziani, chiaramente è tutto prorogato, è stato prorogato fino al 3 di maggio, e faremo una valutazione complessiva
prima del 3 di maggio su questi servizi, anche se ripeto, forse possiamo fare un ragionamento sui disabili, nel senso perché capiamo, però riaprire alcuni centri servizi semiresenziali per gli anziani, quando sappiamo insomma che purtroppo è la categoria che oggi insomma più a rischio e quindi deve sicuramente essere più attenzionata, mi sembra insomma un po' rischioso, però è una valutazione che con la prevenzione e la sanità faremo. Grazie a tutti, arrivederci. Antonella Prigioni, Sette Gold. Volevo chiederle, nel caso delle RSA del Veneto, c'è stato il fenomeno del trasferimento di qualcuno dall'ospedale per la convalescenza in strutture in casa di riposo? Cioè, nel senso, se noi dall'ospedale abbiamo mandato... Sì, per la convalescenza. Come in Lombardia. Come in Lombardia. Non mi risulta, anche vi do un dato, noi oggi abbiamo 272 persone che dalle case di riposo sono ricoverate negli ospedali Covid, nei reparti. Quindi quando c'è necessità di ricovero, dalle strutture per anziani partono e vengono ricoverate giustamente negli ospedali Covid, nei reparti Covid. Grazie. 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 Intanto vi do questa.